Aggressione shock a Fermignano, Simone Babbini resta in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Incidente sul lavoro, la Tecno con l'Audi di Fano, coinvolto un uomo trasportato dall'eliambulanza all'ospedale di Ancona. Lavori in piazza Marcolini a Fano, inizia a prendere forma la nuova fontana, interventi anche in via Apolloni per le fognature, arredi in arrivo a dicembre e cantiere chiuso entro gennaio. La bellezza va in scena, Confcommercio Marche Nord presenta l'itinerario dei teatri storici, un progetto nell'ambito dell'itinerario della bellezza della provincia di Pesaro Urbino. Prevenzione e corretto stile di vita per combattere il tumore al seno, domenica a Fano torna la camminata in rosa. L'arte premia lo sport, al Palace Allende la consegna dei riconoscimenti ai giovani talenti e alle società del territorio fanese. Si intitola Due teste di ed è il nuovo film in dialetto fanese firmato Henry Secchiaroli e Denis Moscatelli. L'opera cinematografica sarà proiettata a dicembre durante il periodo di Natale. Note, emozioni e riflessioni, usciti i trailer degli ultimi due spettacoli del quartetto Oasi di Parole e Musica. Stasera su Fano TV la terza puntata di Eco più Eco, si parlerà del percorso dei rifiuti dopo la raccolta differenziata e della transizione ecologica. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. La cronaca in apertura: resta in carcere il 43enne Simone Babbini, bidello alla scuola Volponi di Urbino, fermato dopo l'aggressione avvenuta ai danni di Matteo Bastianelli, titolare del Conad Superstore di Fermignano. Ieri il GIP di Urbino ha convalidato l'arresto dopo l'interrogatorio, ma l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Babbini è accusato di tentato omicidio aggravato da futili motivi e dall'illegittimo porto d'arma. I fatti risalgono a lunedì scorso, quando il 43enne, dopo aver cercato di investire Bastianelli, che lo aveva invitato a rallentare, lo ha colpito a martellate alla schiena e alla testa per 14 volte. Considerato il pericolo di reiterazione, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente sul lavoro avvenuto alla Tecno Collaudi di via Einaudi a Bellocchi di Fano, azienda specializzata nella commercializzazione di bombole gas per i settori alimentare, medicale, antincendio, tecnico e refrigerante. Coinvolto un uomo, da una prima ricostruzione l'incidente è scaturito durante il collaudo di una bombola del gas a causa di un problema meccanico. Sul posto la polizia di Stato, due mezzi del 118 e anche l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo coinvolto nel sinistro all'ospedale Torrette di Ancona. Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Morciola di Vallefoglia per un ragazzino in sella alla sua bicicletta caduto nei pressi del campo da calcio. L'allarme è subito scattato, tanto che sul posto è giunta prima l'ambulanza del 118, poi anche l'eliambulanza, quest'ultima atterrata all'interno del recinto del campo sportivo. Il bambino è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. I carabinieri forestali di Cartoceto hanno sanzionato un tartufaio sorpreso a cercare tartufi in orario notturno, non consentito dalla legge regionale. Erano circa le 22:30 quando i militari lo hanno sorpreso a Ripalta durante la ricerca dei pregiati tuberi con l'ausilio di un cane. Per l'uomo è scattata una sanzione amministrativa di 600 euro e il ritiro del tesserino di idoneità alla raccolta. L'operazione è stata possibile grazie ad accurate indagini e i numerosi appostamenti eseguiti dai carabinieri. La località in questione era già attenzionata da tempo anche a causa delle numerose segnalazioni di attività di ricerca illegale. Ora ci spostiamo in centro a Fano, dove proseguono i lavori di riqualificazione di piazza Marcolini. Abbiamo fatto il punto con l'assessore, che sentiamo nel prossimo servizio.
Lavori in corso sull'intera area di Piazza Marcolini in pieno centro storico a Fano. Proseguono dunque le operazioni di riqualificazione e ammodernamento di uno dei punti lasciati a se stessi in tutti questi anni. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di rendere questo luogo più bello, partecipato e moderno. Diversi, infatti, gli interventi come quello dell'installazione di una nuova fontana, sedute, illuminazioni sceniche, aree verdi e nuove pavimentazioni. Alle mie spalle vedete oggi realizzata tutto quello che è una predisposizione della canalizzazione della fontana, della nuova fontana che verrà installata al centro di questa bellissima piazza, una fontana dove all'interno abbiamo già predisposto la parte illuminotecnica e manca solo quella idraulica, dopodiché verrà gettata in tutto la sua pienezza e quindi nel giro di una settimana anche questa sarà pronta. In questo momento, come vedete, gli operai stanno appunto lavorando su via Apolloni, dove già stanno facendo la predisposizione di quella che è tutta la parte delle fognature, quindi la parte delle condotte. È stato già fatto il getto in calcestruzzo, che appunto sarà la parte di sottofondo dove poi verranno applicati selci che sono già disponibili, quindi la prossima settimana lavoreremo proprio per terminare questa parte, per mettere poi anche alla struttura qua di Palazzo Marcolini di poter essere agibile anche nelle attività educative che contiene. Successivamente a via Polloni passeremo invece in via dei Borgogelli, quindi dall'altra parte, dove si farà lo stesso lavoro e quindi verrà prima lavorata tutta la parte dei sottoservizi e successivamente verrà smantellata la pavimentazione per poi riapplicare sottofondo di calcestruzzo nuovi selci e poi proseguire invece sulla famosa piazza, che sarà l'ultima area, perché come vedete oggi viene anche utilizzata come area di cantiere proprio per appoggiare le merci, e in questo caso anche qui La sottopavimentazione è pronta, già ci sono dei tagli per quanto riguarda le aiuole che sono già stati definiti, è in corso la potatura delle piante perché questo è il periodo giusto per poterle fare, devono terminare solo due alberature e poi siamo completi, gli arredi arriveranno per fine dicembre, per cui mi sento di dire che il cantiere sicuramente ci verrà restituito per fine gennaio nel suo splendore e dove saremo pronti poi ad accogliere di tutti. A Pesaro invece per circa un mese, da lunedì 23 ottobre a sabato 25 novembre, chiuderà al traffico in orario notturno il cavalcaferrovia De Sabata. Il divieto di circolazione, hanno spiegato gli assessori Pozzi e Belloni, è necessario per consentire i lavori di manutenzione straordinaria per un importo di 3 milioni di euro di contributo ministeriale. Le operazioni si svolgeranno dalle ore 23 alle 5 del mattino successivo e comporteranno la chiusura alla viabilità delle rampe di accesso e dell'intero cavalcaferrovia. Verrà sospeso anche il traffico ferroviario. Maggiori informazioni sul nostro sito occhioallanotizia.it. Fratelli d'Italia organizza per domani, sabato 21 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, un presidio in piazza Amiani a Fano. Il momento vuole essere un punto d'ascolto per tutti i cittadini del centro storico sul tema della sicurezza, argomento di grande dibattito negli ultimi periodi. A Sasso Corvaro la Confcommercio Marche Nord ha presentato l'itinerario dei teatri storici. Si tratta di un circuito di 12 teatri unici e diversissimi tra loro. Nell'ambito dell'itinerario della bellezza, nella provincia di Pesaro Urbino, progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord, nasce l'itinerario dei teatri storici. Tentiamo ogni anno di valorizzare i vari cluster dell'offerta turistica dei comuni che stanno con noi nell'itinerario della bellezza, e quindi abbiamo fatto l'itinerario romantico per valorizzare un aspetto dell'offerta turistica di alcuni di questi comuni, l'itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini. Avevamo voluto valorizzare un'altra caratteristica del nostro territorio, che sono i teatri storici, teatri tutti attivi, bellissimi, realizzati tra 700 e 800, fine dell'Ottocento, che sono teatri, come dicevo, attivi, dove si fanno regolarmente stagioni teatrali, stagioni musicali, ma che sono anche luoghi di incontro delle città, delle comunità, sono luoghi che rappresentano la vita delle nostre comunità. E sono anche luoghi, dicevo,
della bellezza e quindi un prodotto turistico sicuramente apprezzabile. Un circuito di 12 gioielli che comprende il celeberrimo Teatro Rossini di Pesaro, il Teatro della Fortuna di Fano, il Sanzio di Urbino, i comunali di Cagli, Monbaroccio, Gradara e tanti altri. Anche per questa iniziativa, sottolinea il direttore di Confcommercio Marche Nord, è stato importante coinvolgere diversi comuni. I comuni che affiancano la Confcommercio in questo progetto aumentano ogni anno, quest'anno erano 21, di questi 21 comuni ci sono 12 teatri storici e appunto noi li raccontiamo tutti i 12 e il prossimo anno nell'itinerario della bellezza i comuni sono già 23, quindi aumentano ogni anno e il prossimo anno abbiamo in cantiere tante nuove iniziative che riguardano l'enogastronomia ma riguardano anche le località balneari perché con Pesaro 2024 che valorizza tutto il territorio non dobbiamo dimenticarci che l'offerta turistica più rilevante in termini di presenze turistiche è l'offerta balneare e non c'è uno straccio di pubblicazione che riguarda le nostre quattro località balneari di Marotta, di Fano, di Pesaro e di Gabicemare. L'itinerario dei teatri storici è un nuovo progetto di Confcommercio Marche Nord, utile a realizzare la destagionalizzazione del turismo. La destagionalizzazione è uno degli obiettivi da sempre di Confcommercio. La destagionalizzazione vuol dire far venire i turisti quando non c'è la stagione balneare o oltre la stagione balneare. Per fare questo bisogna valorizzare tutto quello che c'è sul territorio che non è legato espressamente ai 3-4 mesi estivi, quindi gli eventi enogastronomici, quindi le rocche, quindi la cultura, quindi i musei, quindi i teatri storici, quindi l'offerta archeologica. Quindi, come vede, noi cerchiamo di valorizzare il complesso dell'offerta del territorio proprio con l'obiettivo di avere un turismo tutto l'anno. Quando a me chiedono allora come è andata la stagione, io dico quale stagione? Per me la stagione è dal primo dell'anno al 31 di dicembre e la capacità nostra deve essere quella appunto attraverso la valorizzazione dei vari cluster di portare i turisti tutto l'anno. L'itinerario dei teatri storici è stato presentato nell'incredibile Teatro della Rocca di Sasso Corvaro, tornato allo splendore originario proprio quest'anno dopo accurati lavori di ripristino. Come Comune di Sasso Corvaro Auditore siamo dentro gli itinerari della bellezza, facciamo parte di questo progetto già da 4 anni. Questo è il quarto percorso che andiamo a inaugurare. È una cosa importante perché si tratta di promuovere il nostro territorio, ma di affidarci contemporaneamente alle mani esperte di un'azienda che è quella della Confcommercio, egregiamente diretta dal direttore Amerigo Varotti. Domani, sabato 21 ottobre, al Tag Hotel di Fano si svolgerà il corso dal titolo Flebo Linfologia 2023, lo stato dell'arte. L'iniziativa vedrà coinvolti relatori e partecipanti provenienti dal territorio regionale con l'obiettivo di sviluppare e discutere tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico dell'insufficienza venosa cronica e del linfedema in tutte le loro sfaccettature. Durante il corso, accreditato al Ministero della Salute e rivolto a medici e infermieri, verranno coinvolte varie professionalità, quali il clinico, il radiologo, l'angiologo, il chirurgo, il fisiatra ed il medico di medicina generale, per fornire un quadro completo sulla tematica della malattia venosa cronica e del linfedema e sulle migliori modalità di intervento. L'iscrizione è gratuita, ma è necessaria una preregistrazione. Il presidente del corso è il dottor Alberto Patriti, mentre i responsabili scientifici del progetto formativo, i dottori Stefan Fares, Gabriele Frausini e Gabriele Pagliariccio. Sempre domani alle ore 10 al Codma di Rosciano a Fano si terrà un open day organizzato dal Cibi Club Mattei. Nello specifico si terrà un incontro informativo sul volontariato di protezione civile e agli interessati verrà anche illustrato il percorso formativo per conseguire il brevetto tipo C di FIRCB, la Federazione Italiana Rice Trasmissioni. Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla Camminata in Rosa in programma per domenica 22 ottobre. Il percorso partirà da Piazza 20 Settembre con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione del carcinoma mammario.
La campagna dell'Ottobre Rosa è partita ormai già da qualche settimana e corre l'obbligo ricordare che da quando abbiamo fatto la prima conferenza stampa aprendo alle prenotazioni delle visite senologiche offerte diciamo volontariamente dai medici di AST, le 200 visite che erano state messe a disposizione sono state prenotate tutte nelle prime 12 ore di apertura prenotazioni. C'è richiesta di servizio sanitario naturalmente e per accompagnare e per farci metterci al fianco delle tante donne, circa 200, che stanno continuando a chiamare per poter prenotare visite, ho fatto formale richiesta ad AST, e ci dovremo vedere insomma a breve, della possibilità di fare altre visite fino alla fine dell'anno per poter dare appunto risposte alla cittadinanza e alle tante donne. Oggi però è stata anche l'occasione per ricordare l'appuntamento di domenica prossima, 22 ottobre, ovvero la camminata in rosa a Fano. Terzo anno che proponiamo questa camminata non competitiva di 5 km, accessibile a tutti, quindi chi vorrà venire con persone più grandi, il proprio cagnolino, chi ha un passeggino, ma anche le persone diversamente abili. Sarà una camminata molto lenta che partirà da Piazza 20 Settembre in un circuito ad anello fino al mare, ritornando poi in Piazza 20 Settembre. Questo avverrà domenica 22 ottobre, il tempo sembra essere buono, quindi ci vediamo dalle ore 9, comincia la distribuzione delle magliette. Al ritorno dalla camminata, quest'anno ci sarà la merenda offerta da Coldiretti e ci sarà anche, grazie appunto all'ASAT, la colonnina dell'acqua fresca e gratuita. Che cosa si farà e cosa ci sarà durante la camminata? In questa camminata sono coinvolte più di 15 associazioni che ringrazio, e ognuna di queste offrirà momenti informativi con i medici, oppure rilevazione della pressione, altri diciamo test per testare le condizioni di salute, e ci sarà anche un momento appunto per chi vuole imparare a utilizzare i defibrillatori, che sono ormai in città veramente tantissimi. Le iscrizioni sono ancora aperte? Dovrà fare dal sito paricentro.it oppure sul sito del Comune di Fano o sulle pagine social del Comune di Fano o di Paricentro, oppure chiamando allo 0721 887 385 per prenotare appunto e prenotarsi anche questa maglietta. Ci vediamo domenica mattina per la terza camminata in rosa. Al via il 26 ottobre, il primo dei tre appuntamenti con il nuovo corso per neogenitori promosso da BCC Fano nell'ambito dell'iniziativa Banca e Famiglia. Il corso è rivolto ai genitori, soci e dipendenti dell'istituto di credito che hanno bambini neonati o nei primissimi anni di età. L'iniziativa è in programma dalle 18 alle 19.30 nei saloni dell'oratorio Sant'Orso, giovedì 26 ottobre, 9 e 16 novembre. Argomento centrale di quest'anno è la gestione dello stress psico-emozionale dall'emergenza alla quotidianità. Si tratta di tre incontri con professionisti del settore sanitario che affronteranno le tematiche relative ai primi anni di vita del bambino e al nuovo equilibrio familiare. È ancora possibile iscriversi inviando una mail a soci@fano.bcc.it. Lunedì sera al Palazzetto di Fano l'arte premierà lo sport. Verranno consegnati dei riconoscimenti ad alcuni giovani talenti e alle rispettive società del territorio comunale. L'evento in cui l'arte premia lo sport è un evento molto importante che ci dà anche la soddisfazione di compiere un lavoro interassessorile, quindi sono contenta che con me ci sia l'assessore Barbara Brunori, da cui diciamo è partito tutto, e ringrazio l'associazione che ha avuto l'idea di fare questo bellissimo, bellissimo evento in cui gli sportivi vengono premiati con delle opere artistiche. È molto importante perché molte volte l'arte sembra staccata dal resto della vita e sembra staccata soprattutto dallo sport, ma non è così, e l'arte ci aiuta a vivere meglio in tutte le nostre situazioni. Un momento importante di condivisione e di unione all'interno della città. Ci vedremo lunedì sera alle ore 8.30 al Palazzetto Allende, tutti insieme per festeggiare in questo momento in cui l'arte premia lo sport.
E ora parliamo di cinema con il nuovo film in dialetto fanese intitolato Due teste di l'opera cinematografica curata da Henry Secchiaroli insieme a Dennis Moscatelli sarà proiettata nei cinema nel prossimo mese di dicembre. Ha seguito le riprese di Backstage Filippo Pucci. Silenzio! Azione! Torna il dialetto fanese nelle sale cinematografiche di Fano. È al lavoro in questi mesi il regista Henry Secchiaroli insieme alla propria squadra per la realizzazione della nuova pellicola. L'opera cinematografica intitolata Due teste di verrà proiettata il prossimo mese di dicembre durante le vacanze di Natale. Le riprese del film sono iniziate a metà settembre e sono durate circa 4 settimane. La location, ovviamente, la città fanese, dai quartieri più popolosi fino alla città, al porto e nelle zone interne. Henry Secchiaroli, di che cosa parla questo film? Due teste di parla di due fratelli anziani e pensionati che per arrotondare, per arrivare alla fine del mese, fanno delle piccole truffe. E questa cosa un po' gli sfugge di mano e quindi molto probabilmente si mettono nei guai facendo delle cose che non devono fare. Quindi è una storia divertente, una storia ricca di movimento, di risate. Il cast è tutto fanese, chiaramente, il dialetto fanese è importantissimo in questa è un protagonista di questa storia. Abbiamo voluto ritornare in sala dopo 4 anni raccontando una storia sempre ambientata nella nostra città. Divertente, uscirà a Natale, nei migliori cinema, come si dice. La regia di Due teste di è stata affidata al giovane Dennis Moscatelli. Ho voluto dare spazio ai giovani. Quindi ho scelto Dennis come regista perché ho avuto una grande esperienza con me sul set di Animale Libero che abbiamo girato quest'inverno e quindi io ho deciso di dare l'opportunità a Dennis di portare avanti questi film in dialetto fanese perché sono importanti per la città, sono importanti per la comunità e sono importanti per l'identità di questa città. Dennis, com'è stata questa esperienza da regista e cosa hai fatto nello specifico? Allora, è stata la mia prima esperienza, in realtà solo un paio di film dove ho lavorato su set, comunque mi ha appassionato tantissimo questo mondo, sto cercando di farne un mestiere, ho avuto questa possibilità e l'ho colta al volo. Sono felicissimo di aver fatto questo film, mi sono divertito tantissimo, il cast è fantastico, con Henry ci avevo già lavorato e mi ha aiutato tantissimo nelle riprese, con dei consigli, con la sua opinione, che comunque è un'esperienza, una persona che ha un'esperienza di non poco conto. Nello specifico si tratta di scegliere come effettuare le riprese, quindi più da un punto di vista dell'inquadratura, dell'immagine, del come comporre il film, quindi prendere quello che è la storia, che sono pagine scritte e trasformarle in immagine. Protagonisti della pellicola Florindo Piccini e Giorgio Falcioni. Siamo questi due personaggi che ne fanno di tutti i colori, veramente due teste di C, come dice il titolo del film. Vi aspettiamo veramente al cinema perché è un film nuovo, divertente, ci stiamo divertendo anche noi. Beh, vede, il nostro ruolo nel film è un po' particolare perché siamo due truffatori, ma ne combiniamo di tutti i colori, fino a far credere che è veramente realtà quella che facciamo. E di conseguenza, oltre a divertire il pubblico, ci stiamo divertendo anche noi. E non svegliamo più di tanto perché poi è voi che dovete giudicare e ridere dietro le nostre battute. Però ecco, vi aspettiamo tutti a Natale per vedere questo meraviglioso film e vi garantisco che con Flori e Giorgio fate bellissime risate. Sono usciti i trailer degli ultimi spettacoli del quartetto Oasi di Parole e Musica, due recital musicali incentrati sulla forza dell'amore e sulle problematiche ambientali e sociali. Ce ne parla Simona Zonghetti. Roberta Arduini, autrice e voce recitante, Paride Battistoni al violino, Jacopo Mariotti al violoncello, Diego Gasperi al pianoforte. Sono loro i componenti di Oasi di Parole e Musica, un quartetto che propone spettacoli esclusivi e appassionanti con testi che toccano in profondità i diversi aspetti dell'esistenza umana suonati da maestri e solisti di alto livello. Poi arriva il primo trauma della vita, la tua nascita.
Quel momento in cui devi lasciare il confortevole ventre materno e ti staccano il cordone ombelicale. Ora sei per conto tuo. Mamma non respira più per te, non mangia più per te. Devi imparare a fare il primo respiro senza sapere come, senza avere nessuna esperienza. Ed è così difficile, sembra impossibile riuscire a respirare e rischi di morire. Nelle scorse settimane sono usciti trailer ufficiali dei loro ultimi due spettacoli, La verità negli occhi dell'amore ed Echi antichi nella voce di Madre Terra. Roberta, innanzitutto come è nato il quartetto? Allora, il quartetto è nato perché ho sempre avuto una necessità di completezza, bisogno di farmi domande riguardo alla nostra esistenza. Questa domanda di senso l'ho riportata anche nel sociale e quindi per andare incontro alla separazione, ai conflitti, alla sofferenza di questo momento epico sono nati questi spettacoli. E quindi cominciati dal personale e poi estesi verso il sociale. E ho coinvolto i musicisti che sono stati molto contenti di formare questo quartetto, Oasi di Parole e Musica, e insieme abbiamo quindi tra i loro arrangiamenti e la mia minuziosa ricerca di assemblaggio con le musiche e quindi ricreando qualcosa di originale, di diverso, molto minuzioso, quasi maniacale per cercare di creare un'unicità, ecco, di questi spettacoli. E abbiamo creato, ecco, questo quartetto e questi spettacoli. Continuo a notare in quell'oceano inesplorato, anche se la sensazione di annegare, perché il dolore è solo amore che non ha posto dove andare. E allora ama e non aver paura. In queste ultime settimane sono usciti gli ultimi due trailer. A che cosa sono dedicati e dove sono stati girati i video? Allora, gli spettacoli sono stati girati nei nostri territori, il Parco Naturale del Monte San Bartolo e quindi Fiorenzuola di Focara e anche una meravigliosa vigna, la Falesia, i luoghi che ci circondano. E mi soffermo su Echi antichi nella voce di Madre Terra proprio perché è uno spettacolo di grande valore ambientale, sociale, umano. E attraverso la voce di Madre Terra ricercheremo il nostro nucleo, il nostro seme interiore, le nostre radici proprio attraverso il suo abbraccio. E quindi questo spettacolo, ci tengo a dire che è uscito proprio il 4 di ottobre, il giorno del patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi. Non a caso c'è proprio un cantico delle creature molto straziante all'interno dello spettacolo. Si mischia alla voce dell'essere umano che invoca Madre Terra. E inoltre c'è La verità negli occhi dell'amore, che è uno spettacolo in cui l'uomo, lo spettatore sentirà l'intelligenza di quella voce, di quell'intelligenza superiore che tutti abbiamo, che gli mostrerà un affascinante ma anche intricato viaggio nei sentieri dell'amore, in cui troverà anche i lati oscuri che regolano i comportamenti per abbracciare sempre di più la nostra autenticità. Per quanto riguarda la parte musicale, Paride, qual è stato il lavoro svolto? Dunque, il lavoro svolto è sempre molto, posso dire, molto di coerenza con il testo, perché è molto importante che l'ascoltatore abbia la percezione di qualsiasi stato d'animo attraverso il testo, ma anche attraverso la musica, deve essere molto coerente. Quindi Roberta è stata molto brava a far combaciare l'intensità dei testi con le intensità musicali o anche i momenti tranquilli. E c'è stato anche un grosso lavoro da parte di noi musicisti nel far combaciare il tutto, nell'arrangiare i brani, nel tagliare, cucire. Poi, essendo soltanto in tre, violino, violoncello e pianoforte, c'è stata anche la, diciamo, difficoltà musicale, ma anche il piacere musicale di mettere le voci degli altri strumenti, magari in certi brani dove sono gli strumenti a fiato, che qui logicamente mancano, a riempire le voci e a far apparire l'armonia e la melodia coerenti con il brano musicale, insomma, ecco. Dove è possibile guardare i vostri spettacoli? Dunque, i nostri spettacoli sono visibili sul canale YouTube Oasi di Parole e Musica, su Facebook e su Instagram.
E ora l'album di Fano TV, auguri a Renzo Baldelli e Imelde Rondina che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Nozze di diamante per questa coppia residente nel comune di Pesaro. Auguri dai familiari, dagli amici e dallo staff di Fano TV. Continua l'appuntamento con le commedie dialettali. Domenica 22 ottobre trasmetteremo la commedia della compagnia Il Guitto dal titolo L'amico che più amica non c'è, tradotto L'amico che più amico non c'è. Prima di concludere il telegiornale vi ricordo che lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà ospite il sindaco di Fano Massimo Seri. Vi ricordo che il programma sarà sempre in diretta e dalle ore 19 potrete intervenire chiamando allo 0721 86 14 33 o inviando un breve messaggio su WhatsApp al 338 49 68 250. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire la terza puntata di Eco più Eco, il programma dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e di Confindustria Pesaro Urbino in collaborazione con Lega Ambiente. Insieme ad esperti del settore si parlerà del percorso dei rifiuti dopo la raccolta differenziata e della transizione ecologica. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata. Sì.